Nel suo intervento lei ha parlato appunto di social network generalisti, tematici, per ora di nuovi social network, di geo social network. Questa è la novità più importante del settore? Ma sì, diciamo, è sicuramente una delle novità più importanti insieme a tutto il mondo del social commerce, e sono questi luoghi come Foursquare, come Facebook Deals, dove le persone attraverso l'utilizzo dei device mobili possono in effetti trovare le offerte migliori, possono trovare degli amici che sono presenti in loco e quindi fondamentalmente vanno ad arricchire un po' l'esperienza turistica. Voi come Blogometer state analizzate le conversazioni, insomma i comportamenti appunto di chi agisce sui social network, sui social media. Ecco, se dovesse consigliare una strategia, insomma i punti cardine di una strategia social media, cosa direbbe? Ma come dicevo prima, il passo di partenza è l'ascolto, cioè bisogna innanzitutto imparare a conoscere i propri clienti, sapere dove sono, quindi identificare i luoghi dove queste persone si raggruppano, capire che cosa gli serve, cosa vogliono, e a quel punto proporre delle iniziative di comunicazione e di marketing che vanno in quella direzione. Qualche esempio concreto? Qualche esempio concreto, ma guardi, noi lavoriamo con alcuni vettori, non posso fare nomi, insomma con aziende che si occupano di trasporti, e quello che loro stanno in effetti facendo è ascoltare quelli che sono, diciamo, i principali feedback e a volte anche critiche dei prodotti che mano a mano vengono lanciati da queste aziende, e cercano di riadattarli in funzione di quelli che poi sono appunto i bisogni espressi sulla rete. Tornando al discorso anche della georeferenziazione, anche dei contenuti, comunque dei posizionamenti, dei check, lei prima diceva che Firenze, per esempio, è tra le mete più, insomma, più cecchinate, si dice così. Sì, più cecchinate, sì, è vero. Sì, Firenze, beh, sicuramente Firenze, come Roma, Venezia, sono tra le mete più cecchinate. È interessante poi che ci sono anche dei luoghi ben specifici, quindi ci sono delle stazioni, ci sono delle piazze, ed è in effetti una novità, nel senso che è ovvio che sappiamo tutti quali sono i luoghi più frequentati, ma poter sapere chi c'è in un momento specifico, intercettarlo nel momento in cui lui in effetti si trova lì, è un'opportunità tutta nuova.